take it down. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo oggi qui tornati per parlare di un telefono sempre della marca Umirici. Starete vedendo sicuramente delle immagini dove verrà mostrato il telefono. Si tratta di un telefono che ha 4 fotocamere, di cui 2 sono di 16 megapixel, una usata per la grandangolare da 120 gradi, l'altra usata come fotocamera principale, una per foto macro, ovvero per quelle foto un po' più definite, e l'altra è una fotocamera di profondità, quindi permette comunque di avere uno zoom abbastanza elevato. Finito il reparto fotocamere, che è comunque uno dei reparti più importanti di questo telefono, adesso andiamo un po' sulle specifiche tecniche. Si tratta infatti di un telefono che si chiama ovviamente Umirici A7 Pro, che ha 4 GB di RAM e può arrivare da 64 a 128 GB di ROM. Questo ovviamente dovrete sceglierlo voi al momento della acquisto, quindi tenete presente queste due scelte, o 64 o 128 GB di ROM. Si tratta di un octa-core, come processore ha un MediaTek Helio, quindi comunque siamo lì. Non vi escludo che ha la modalità notte, quindi avete la possibilità di effettuare foto di notte e vi escono comunque in una qualità abbastanza decente. Altra caratteristica particolare di questo telefono, di questo smartphone, è la possibilità di montare Android 10, quindi una delle ultime versioni di Android. Il link per partecipare al giveaway verrà messo sotto in descrizione, quindi troverete un link per acquistare il telefono e aggiungerlo al carrello su AliExpress, e poi ha un altro link per partecipare direttamente al giveaway, dove dovrete seguire degli step per ovviamente confermare la vostra partecipazione. Ragazzi, in realtà io un telefono Umirici l'ho già ricevuto e si trattava dell'Umirici X, che è un telefono praticamente full screen molto simile a quello che sarà l'Umirici A7 Pro che dovrà uscire in questi giorni. Si tratta di un telefono questa volta che aveva praticamente 3 fotocamere, con la possibilità sempre di scattare modalità notte e soprattutto la grandangolare, quindi non vi escludo il fatto che facesse foto davvero ottime, ma comunque ha un display davvero davvero bello e soprattutto va veramente veramente veloce. Devo dire la verità, non ha mai mostrato nessun segno di lag, lo potete vedere praticamente qui ora, ok, che lo sto usando un po' senza vederlo. Comunque ragazzi, veramente è veramente un telefono veloce, scattante, fluido. Mi ricordo che il suo prezzo fosse intorno ai 170-180 euro, che è più o meno il prezzo in cui si aggira l'Umirici A7. Quindi vi consiglio ovviamente, se siete interessati a questo telefono, di acquistarlo subito appena esce, se ovviamente non lo riceverete tramite giveaway, perché in quel caso al momento dell'acquisto avrete sì la possibilità di prenderlo un po' scontato, quindi per esempio sui 150 euro, dato che si dice che comunque il prezzo aggiri intorno ai 150-180-185 euro. Quindi vi consiglio, in caso foste interessati, di acquistarlo al momento del rilascio, perché potete risparmiare qualche soldino. Comunque ragazzi, per darvi la prova effettivamente dell'affidabilità di questa azienda, devo dire che questo telefono mi ha veramente colpito, al fatto che l'estetica è veramente fenomenale, perché comunque me l'hanno inviato rosso quando ho fatto la recensione. Mi hanno inviato anche una cover direttamente integrata nella del dispositivo, nella scatola vi era anche il cavetto di ricarica e le cuffie. Altra cosa molto importante che devo dire su questo telefono è il fatto che possiede l'Always On, cioè potete attivare l'Always On sul display in modo tale che comunque vediate l'orario e la possibilità di sbloccarlo direttamente con l'impronta sullo schermo. Vediamo se riesco a prenderla. Ok, eccolo qua. Come accade già in molti dispositivi che hanno il Touch ID ma non sullo schermo, dovete posizionare bene il pollice. Quindi, essendo che questo qui è sotto lo schermo addirittura, comunque devo dire la verità, è veramente veramente scattante, fulmineo, non so come definirla, perché mi ha sorpreso. Ho fatto un po' di prove sul fingerprint di questo dispositivo e devo dire la verità, me l'ha preso 10 volte su 10. Quindi sono molto fiducioso nell'Umirici A7, proprio perché l'Umirici X che mi avevano mandato è stato uno dei telefoni Android più fluidi che mi abbiano mandato. Comunque ragazzi, ho preso questo dispositivo come esempio proprio perché ho la possibilità di avere già un telefono dell'azienda Umirici qui, quindi posso darvi la dimostrazione dell'effettiva velocità di questo telefono. Ovviamente ora qua la wifi è un po' lenta, ma comunque è partito qualcosa.
Quindi ragazzi, adesso torniamo a parlare dell'Umidici A7. Provate a iscrivervi al giveaway, magari riuscite a vincere uno di questi dispositivi. Innanzitutto voglio dirvi che l'Umidici A7 è dual SIM, precisamente sono delle nano SIM, quindi avrete la possibilità di utilizzare il dispositivo con due SIM, indipendentemente dalla scelta di 64 GB di ROM o 128 GB di ROM. Avete la memoria espandibile, quindi possiede anche lo slot per un SD card. La risoluzione del display è 2340x1080 e come pollice abbiamo 6.3 pollici, quindi è un full screen. Non ho detto due caratteristiche davvero importanti di questo dispositivo: uno che supporta la carica veloce 10 watt, la seconda che ha 4150 mAh di batteria, quindi davvero una batteria niente male. Purtroppo però devo dire una nota dolente di questo dispositivo: non ha il notification LED, quindi le notifiche dei LED non potrete averle come in molti smartphone Android ci sono. Non ha neanche la possibilità di utilizzare NFC, quindi questo servizio non è supportato. Altra caratteristica del reparto video e foto è che ha la possibilità di scattare o registrare video con la fotocamera anteriore di 1080p 30fps e stessa cosa con la fotocamera posteriore, quindi sempre 1080p 30fps. Ripeto nuovamente il prezzo: si parla di un prezzo che si aggira intorno ai 155-185 euro, che è veramente abbordabilissimo per un dispositivo di questo calibro. Per ovviamente partecipare al contest il link lo trovate in descrizione, seguite tutti i passaggi, mettete le mail di riferimento per ricevere eventuali notizie di vincita e tutto qua. Io ragazzi direi quindi che per questo video possa essere tutto, spero di essere stato il più esaustivo possibile anche nella spiegazione, il più semplice possibile, e spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere like, commentate e iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i 14.000 iscritti, perché adesso nel momento in cui sto registrando questo video siamo arrivati a questa soglia e vi ringrazio tantissimo. Per questo video quindi è tutto, ciao a tutti ragazzi. Break it down.